Già dal gennaio del 2023 la città di Napoli era piena di festoni, addobbi, perché si era certi della vittoria dello scudetto e io avrei voluto raccontare quell'esplosione di gioia, ma non sapevo come. Cercavo un punto di vista originale. È arrivato per caso. Quel periodo vivevo in Vico San Mandato. Mi bussano alla porta questi ragazzi giovanissimi, questi ragazzini che avevo già visto più volte nel vicolo. Mi bussano perché stavano facendo una raccolta fondi, una colletta, per gli addobbi che ancora non c'erano. Stavano raccogliendo i soldi casa per casa, bussavano. Era il desiderio di uscire, insomma, per un attimo dalle loro vite complesse e avere un momento di euforia, di spensieratezza. È anche un modo per uscire proprio dal vicolo fisicamente, perché tutto è molto lontano dal vicolo. Li ho seguiti per diversi mesi, siamo arrivati poi alla vittoria dello scudetto, anche all'uscita fisica dal vicolo, ma in mezzo ci sono le loro storie. È stata quindi l'opportunità per raccontare non tanto una vittoria sportiva, calcistica, dello scudetto, della città, ma la gioia dagli occhi di questi ragazzi che si sono presi un momento di spensieratezza che non sempre hanno.